In via Fondobosso, intorno alle ore 23 di sabato 1 novembre 2015, la tranquilla serata del fine settimana è stata caratterizzata da un forte boato causato dal crollo di un possente pino presente all'interno dei giardini della scuola alberghiera ed avvenuto a causa delle forti raffiche di vento che soffiavano sull'Isola Verde. Il mastodontico albero ha sfondato il parapetto presente sulla sua destra ed è violentemente crollato sul vialetto che porta alla palestra Sogliuzzo e alla scuola elementare e materna del circolo didattico Ischia 1 e anche ad alcune abitazioni private. E siamo proprio nei pressi della scuola alberghiera. Questo è il viale quotidianamente attraversato da centinaia di bambini che si recano alla scuola elementare e all'asilo di Fondobosso. E sulla mia sinistra, il pino crollato. Possiamo parlare di tragedia sfiorata, visto che su questo vialetto, ad ogni ora del giorno e della sera, 7 giorni su 7, c'è un viavai di giovani e meno giovani che si recano presso la palestra Patrizia Sogliuzzo per giocare o svolgere sedute di allenamento. E naturalmente non osiamo neppure immaginare cosa sarebbe potuto accadere se l'albero fosse caduto di mattina, quando su questa strada per raggiungere la propria scuola transitano centinaia di alunni e di genitori. L'improvviso crollo del pino in quel di Fondobosso fa ritornare prepotentemente di attualità la potenziale pericolosità dei pini e degli alberi secolari presenti sulle strade del comune di Ischia e dell'intera isola. Da anni, proprio nel comune capoluogo, stiamo effettuando dettagliate inchieste giornalistiche sulla pericolosità di molti alberi presenti sui marciapiedi nei pressi delle scuole e di affollati luoghi pubblici, chiedendo con forza all'amministrazione guidata dal sindaco Giosi Ferrandino di predisporre un'apposita verifica statica dei mastodontici tronchi, ma sino a questo momento la pubblica amministrazione ha continuato a fare orecchio da mercante. Sindaco Giosi Ferrandino, amministratori tutti, ritenete sia finalmente giunto il momento di ordinare una perizia statica su tutti i pini e gli alberi secolari presenti sulle nostre strade? O aspettiamo prima la tragedia?